1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passi. Poco più di 5 metri. Calcoliamo il doppio per misurare la metà del cortile. 10. Beh, il cortile di un palazzo antico come questo è sempre quadrato. 20 per 20. Un bel cortile. Si potrebbe ricavare un discreto teatro. 400, 500 posti verrebbero fuori. Il resto palcoscenico. Ma non un palcoscenico vero e proprio. Una pedana sarebbe sufficiente. In fondo il capannone aveva 300 posti a sedere. E il palcoscenico cos'era? Un boccascena di 6 metri. 6 metri per 4 di profondità. Questo è tutto. Ho recitato tutto quello che ho voluto su quei pochi metri quadrati. Tutto Shakespeare, tutto Molière. 2000 anni di teatro si possono recitare su pochi metri quadrati di tavole. Perché contano qualcosa gli scenari? E quali scenari ho mai avuto io? 4 stracci dipinti da me stesso, così, alla buona. Il torrione del castello, la sala del trono, la foresta e il sipario. Una tendaccia che non scorreva mai liberamente. Si imbrogliavano gli anelli, si impicciavano le corde e il pubblico non diceva niente. Pubblico rispettabile, un poco di pazienza. Altrimenti Giulietta la portiamo al pronto soccorso. Un applauso, una risata, 4 colpi di martello e l'attore riprende la scena dal punto in cui l'ha lasciata. Se gli riesce, e questo è affar suo, ristabilisce tra sé e il pubblico l'incantesimo del teatro. Gli attori della mia generazione li creavano apposta gli incidenti a teatro per dare al pubblico la sensazione dell'imprevisto. Ed è proprio questo imprevisto che eleva il teatro a forma d'arte sublime, singolare, unica. Qualunque sforzo tecnico o finanziario si può compiere per rendere quanto più realistica una messa in scena potrà incuriosire il pubblico, ma lo lascerà sempre insoddisfatto di non aver potuto usare l'immaginazione. Le strade vere, le piazze vere, i saloni autentici, l'ampiezza di un panorama di montagna, o di campagna, o di mare. Lo spettatore lo pretende dal cinematografo, ma a teatro la fantasia del pubblico, sollecitata dalla parola del poeta, se le crea come vuole e come vede lui, le scene in cui si svolge una determinata azione, perché a teatro la suprema verità è stata e sarà sempre la suprema finzione. Signor Campese? Sì? Signor Campese? Sì. Ce l'ha un altro fiammifero? Oh. Sa, la legna è umida, prima di prendere ce ne vuole. Ma l'ultimo gliel'ho dato prima, non so se ne tengo ancora. No. Sì, aspetti. Eccolo qua. Ah, ma badi, questo è veramente l'ultimo. Beh, speriamo bene. Qui si gela. Oh, dentro è peggio. Vedrà che il signor prefetto le verrà in aiuto. È nuovo del paese e allora avrà interesse a dimostrare agli altri paesani che, per una disgrazia come quella caduta a lei, l'intervento della massima autorità sarà sollecita e valida. Speriamo. Ha mangiato qualcosa? Io? Oh, io, mio caro, appartengo a una generazione di comici
che da secoli hanno imparato a dominare la fame ingoiando saliva. Dirò eccellenza. Eccellenza. No, non posso dargli dell'eccellenza. Il titolo d'eccellenza è stato abolito. Dirò signor prefetto. Ecco, sì. No, meglio dottore. È un titolo che generalizza. E poi diciamo la verità, a tutti fa piacere sentirsi chiamare dottore. Però uno che occupa la sua carica, che fino a poco tempo fa aveva diritto all'eccellenza, rinunciarci è duro. Dirò eccellenza, sì, sì, sì. Eccellenza, stasera, 12 dicembre 1964, è una data memorabile per noi, capocomico, attori, attrici, gente di teatro, siamo tutti qui su queste gloriose tavole. Alla sua presenza, eccellenza, noi poveri comici del capannone ci sentiamo sperduti, soverchiati. Ma io poi perché dovrei essere così umile nei confronti di un'autorità il cui compito è di ascoltare il popolo e nei limiti del possibile cercare di risolvere i suoi problemi? E io del popolo faccio parte. No, 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 no. Siamo in democrazia. Amico, ecco, amico. Allora, signor prefetto, trovandomi davanti a lei ho provato subito un senso di fiducia. Sì, perché ho pensato, non tutti i mali vengono per nuocere. Se non avessi avuto la sventura di avere il capannone incendiato, non avrei mai osato presentarmi a lei e dirle: mi stenda la mano, la sua mi sarà di aiuto momentaneo, mentre la mia in cambio potrà renderla partecipe di certe verità che mai, mai dalla misera ribalta di un capannone avrebbero potuto giungere fino a lei. Noi ci sbracciamo, ci affanniamo, sbraitiamo per denunziare certe miserie umane, ma ci rivolgiamo a un pubblico minuto e questo pubblico per forza di cose poi è costretto a dimenticare l'esaltazione, la speranza di un momento. Sì, applaude, va bene, si esagita, ma poi è costretto a tornare a casa e a restare da solo di fronte agli stessi problemi che giornalmente si ripresentano e puntualmente restano insoluti. Ha preso. Finalmente ha preso. Oh, sì, sì, sì. Oh, venga preso. Dentro ora, sì. Prima che il signor prefetto si decida a riceverla, ci vorrà del tempo. Sì, sì. Il fuoco ha preso bene, ce n'è voluto di tempo e fatica, però. Oh, meno male, meno male. Venga.